Di Indigo Park pazzesco, come avevo promesso, incredibile. Siamo tornati su Indigo Park per fare l'episodio extra incredibile, dove parleremo di alcune teorie simpatiche, raccoglierò l'ultimo collezionabile che mi sono dimenticato, vi farò vedere un sacco di retroscena sus che mi avete un po' detto voi, un po' li ho cercati, incredibile, me li sono appuntati. Però prima di buttarci, ragazzi, io vi devo ringraziare tantissimo perché il sostegno che mi avete dato alla serie di Indigo Park, io sinceramente non me lo sarei mai aspettato, incredibile. Mi ha fatto pure strano editare quei video, perché io quei video li avevo registrati fine maggio, primi di giugno, e ve li siete visti a metà luglio. Quindi mi era pure presa un po' a malincuore, tipo vabbè, ma sto video registrato parecchio tempo fa, sai, no? Invece, ringraziando il Godo, sono andati bene, quindi sono molto felice, ragazzi, vi ringrazio veramente, che il Godo sia con voi, incredibile. E tranquilli che io porterò anche altri giochini horror piccolini, me ne avete consigliati una marea. I tranquilli giochi horror non mancheranno mai su questo canale godoso. Mi fa strano perché io non tocco Indigo Park da appunto quasi 2 mesi. Lo hanno aggiornato e voglio subito partire con una chicca incredibile che giustamente io non sapevo quando ho registrato i vecchi video. Cioè che questo gioco è incredibile, è stato fatto da un content creator su YouTube che si chiama Unique Geese, che è sia un content creator, mi pare che ha tipo 300.000 iscritti addirittura, ed è anche creatore di videogiochi. E infatti Indigo Park capitolo 1 è stato aperto con una campagna Kickstarter e ci hanno messo un anno a farlo, e sempre secondo lui, perché mi sono visto l'ultimo video che ha fatto, il capitolo 2 di Indigo Park dovrebbe uscire a dicembre 2025, perché ha detto che pare che a fine luglio sarebbero iniziati i lavori grossi sul capitolo e ci vuole come minimo un anno e mezzo, perché giustamente lo vogliono fare più grande, con più cose da fare, quindi ci vuole più tempo. Quindi sì, diciamo che mi aspettavo 2025, magari fine 2025, tra un bel po', ragazzi, però per quando uscirà, sarà uscito secondo me pure Poppy Playtime capitolo 4, quindi tranquilli, sicuramente lo giocheremo in Indigo Park capitolo 2. E un'altra cosa simpatica che ha detto è che vorranno introdurre anche i sottotitoli per diverse lingue, perché non mi ricordo se l'abbiamo giocato con i sottotitoli o senza sottotitoli noi l'altra volta, incredibile. E poi ho altre cosine sus, ragazzi, però intanto volevo partire subito con questa notizia sus, perché giustamente io quando ho registrato quel video non avevo proprio idea del creatore di questo gioco, incredibile. E per quanto riguarda la trama di questo gioco, io partirei subito rivedendo appunto il filmato introduttivo incredibile, perché ci sono un sacco di chicche di lore che potrebbero essere spicy da rivedere, ragazzi. Quindi io direi di partire, ce lo rigiochiamo tutto come ho fatto per il capitolo di Poppy Playtime e tutti gli altri, e vi farò vedere probabilmente le parti più sus, perché tanto avete la blind run che avete visto sicuramente, quindi vi farò vedere le parti più sus e ne parleremo, incredibile, ragazzi. Prima cosa, filmato introduttivo, vai. Isaac Indigo è il nome del proprietario, va bene. Okay. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Okay. Indigo Park pays homage to the value. No, i sottotitoli non ci stanno, ragazzi, c'è niente da fare. Questi siamo noi che stiamo guardando questo filmato. Tra l'altro lì c'è disegnato Lloyd, ne parleremo tra poco. Noi siamo dei fan di questo posto che ha chiuso da 8 anni, se non sbaglio, sì, 8 anni, e stiamo indagando il motivo. Questo probabilmente siamo noi. Questa è Molly, che c'è scritto che è il personaggio preferito della mamma. Questo purtroppo non posso stoppare, però noi stiamo parlando con una nostra amica probabilmente, che ci consiglia di non andare, ma noi andiamo lo stesso. Questo è il filmato di noi che andiamo. Vedi? Noi avevamo paura di Finley quando eravamo ragazzini. Ok. Vedi, parco chiuso misteriosamente. Ok. Vedi Rumbly e il leone? Questa cosa ne parleremo tra poco, perché la rivalità fra loro è sus, secondo me. Ok. Quello che mi chiedo è, noi abbiamo scritto a quella tipa, quindi se quella tipa non ci vede più, perché si immagina che noi siamo andati qui e siamo rimasti incastrati, magari ha chiesto aiuto, tipo, quindi magari c'è qualcuno che ci sta venendo a salvare. Questa parte introduttiva
A parte qualche collezionabile che, ripeto, però è inutile che mi metta a riprendere tutti i vecchi collezionabili perché appunto li abbiamo letti tutti quanti nella run. A me interessa il frutto, che tra l'altro vi faccio ridere, quel frutto mancante nella blind run letteralmente era lo stesso frutto che ti davano dopo aver fatto la scena dell'arcade, quindi io non l'ho preso, ma te lo danno lì, quindi sono stato un po' fessacchiotto, ragazzi. Allora, partiamo subito con un argomento spicy, ragazzi, cioè la rivalità fra Rumbly e il leone Lyod. Allora, avete visto che nel filmato introduttivo qui c'era disegnato Lyod, adesso c'è disegnato Rumbly, e infatti mi sono appuntato, perché me l'avete detto anche voi, che loro due prima a quanto pare erano tipo amici, poi sono diventati rivali, e il motivo per il quale appunto sono diventati rivali potrebbe essere il fatto che c'è stato un cambio di mascotte, cioè che appunto Lyod prima era la mascotte principale di questo luogo sus, poi magari, come è successo anche in Pop Playtime, stavano calando le visite, c'è stato un rebranding e hanno messo Rumbly, e quindi là potrebbe esserci stata una rivalità. E mi avete detto che però c'è un quadro sus che io non ho mai visto nella parte del trenino dove fa vedere che Rumbly e Leone all'inizio erano amici, questa cosa me la sono appuntata, e guarda caso qui c'è un plushie del Leone. Ce n'era un altro, infatti, mi ricordo, c'era quello di Finlay. Questo come introduzione sus ci sta, lui si chiama Isaac Indigo, che è praticamente la versione di Elliot Ludwig di Pop Playtime. Per carità, ci sono altre cose che mi avete detto, anche sulle teorie, su queste mascotte, però magari questo ne parliamo tra poco, ragazzi, non vorrei dirvi subito tutto all'inizio, ma vorrei tenere le cose un po' spicy durante tutto l'episodio, ragazzi. Intanto andiamo a conoscere Rumbly, va? Tra l'altro, ragazzi, è confermato che Rumbly è un AI, quindi lui ci vede da tutte le telecamere sus, ragazzi, quindi adesso lui sta dormendo probabilmente da 8 anni a sta parte, e si sveglierà incredibile quando noi entreremo qua. Pronti? Eccolo, quanto è bello! The world's most innovative and engaging family fun experience! Esatto. Jump into the world of your favorite character! You're our first guest in 2009. 8 anni, ragazzi. 4 hours, 43 minutes, and 38 seconds! Congratulations! I'm Rambly, Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be! Just hop on over to the registration! È sempre creepy quando fa quegli effetti sus, eh? We'll help you begin your adventure in the park! Tra l'altro mi ha fatto ridere il creatore di questo gioco, che ha detto che giustamente, come mi feci anch'io le battute, la maggior parte del budget va nelle animazioni del procione, ragazzi, perché sono assurde le animazioni del procione, i disegnatori sono stati assurdi. Allora, vediamo un po' di registrarci, va? Hi, eccolo I'm qua. Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is... Vedi? Vedi che faccia sus che fa, però? Guarda come ci guarda. Don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Mi sa di sì. You just get plastic surgery. No worries. Sentito che ci fa la battuta che ci siamo rifatti la faccia. For a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Allora, questa cosa è sus, però io non capisco una cosa. Per carità, ora parleremo anche delle mascotte e tutto quanto. Quello che io non capisco è, lui ci vede, ok, perché vede dalle telecamere e tutto quanto. Però io mi chiedo, lui come AI è vivo? Che vuol dire? Cioè, lui quando ci parla sono tutti messaggi registrati? O lui, essendo un'intelligenza artificiale sviluppata in maniera assurda, lui vive, quindi ragiona, e quello che ci sta dicendo è roba sul momento? Oppure queste sono cose che diceva a tutti? Questo è molto sus. E poi l'altra cosa, quando appunto editavo l'episodio finale, quando eravamo inseguiti da Molly, lui quando Molly muore non si rende conto di niente. Cioè lui non vede Molly ridotta così. Quindi è quello che mi fa venire il dubbio, ragazzi, che questo sia tutto scriptato. Perché lui vede Molly morire, ma non dice niente. Quindi non capisco se lui vede veramente o è tutto registrato, capito, ragazzi? Comunque, andiamo a incontrare Rumbly davanti al portone, che ci dirà di aprire il portone. What's up, hold up? Eccolo. The gate's open. Head on into the entry. Invece è chiuso, ragazzone. Hold on. My mistake. The gate is not open. Esatto. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! Esatto. You get to be the first person to try our turn on the generator mini-ramp adventure. Tra l'altro hanno detto che faranno i peluche di Rumbly, quindi vabbè, ha senso questa cosa. Comunque mi fa ridere che per mandarci a fare noi questo lavoro ci dice: ah, ma perché non facciamo il gioco di aggiusta il portone per Rumbly? Giustamente. Eccoci qua, Rumbly, vai. Ok, welcome to Indigo Park. Eccoci qua, Indigo Park. Questi episodi extra, ragazzi, sono sempre belli da registrare. È sempre bello rivedere i passi che abbiamo già fatto, ma con la mente più consapevole, ragazzi, belli. Allora, ecco, la luce secondo me è una meccanica sus, perché non ci serve a niente. Secondo me la implementeranno nel capitolo 2, perché non mi ricordo di averla mai usata, a parte proprio
i momenti rari. Allora, parliamo un attimo di queste mascotte. Come vedete, sono raffigurate più o meno tutte le mascotte. Abbiamo Rumble, abbiamo Molly, abbiamo Lion, abbiamo Finley, tranne il personaggio più misterioso di tutto, cioè Salem la puzzola. E di Salem, ragazzi, l'unico gadget che si trova è il portachiavi, che vedremo tra poco. E di Salem mi avete detto, io non ci avevo pensato, che quando sempre nella scena del trenino ti fa vedere le giostre, ti fa parlare con le mascotte, tra l'altro lì ci sono dei jumpscare che mi sono perso completamente, che però vi farò vedere, lì ci dovrebbe essere anche il punto dove c'era la vecchia struttura di Salem che è stata distrutta, il suo cartonato è stato distrutto. Quindi, a quanto pare, come c'è rivalità fra Rumble e Lyot sul chi è la mascotte più importante di Indigo Park, Salem è stata completamente, sai no, cancellata dalla vita in questo posto sus. Secondo me proprio perché lei magari è il motivo per il quale le mascotte sono diventate cattive, perché abbiamo visto che nell'arcade lei avvelena Molly e Molly diventa cattiva. Quindi nella realtà forse è lei che ha avvelenato Molly e Molly è diventata cattiva. Capito, ragazzi? È molto sus. Abbiamo bisogno del braccialetto, no? Vedi, lui qui è tutto contento perché pensa che noi ci stiamo divertendo, non si rende conto del pericolo che stiamo per soffrire. Nel finale dice però, ehi sì, effettivamente mi rendo conto che il parco è andato un po' in malora. Però non ci dice niente del fatto che Molly è morta, capito? Quello è sus, ragazzi. Eccoli qua i portachiavi, guardate un po', eccola qua Salem. Molly, Finley, il leone, questa è Salem. Che tanto ha un design assurdo, con queste boccette di veleno. E qui ci dobbiamo prendere il nostro braccialetto sus. Eccolo. Questa cosa mi fa ridere perché lui, secondo me qua è lui che ci chiude apposta la porta per farci provare il braccialetto, ragazzi. Sono sicuro di questa cosa. Eh sì, great work buddy. Quanto sei sus, procione. C'è una parte di me che forse non crede che lui sia proprio cattivo, cattivo, cattivo. Però l'altra parte di me, ragazzi, pensa che lui sia il prototype di Indigo Park. I tornelli sus. Allora, qui c'è una cosa che ho trovato io, ma non so se è vera, però mi fa ridere. Allora, a quanto pare, questa è la statua di Rumble con il creatore, appunto, Isaac Indigo. A quanto pare, questa statua dovrebbe avere un easter egg, cioè il fatto che se tu la vedi da sotto, lei ti guarda perennemente, come se fosse una telecamera. Però non l'ho provata questa cosa, ma la proveremo. Allora, dobbiamo metterci tipo sotto e guardarla. Lei ci dovrebbe guardare in continuazione anche quando ci giriamo. Ragazzi, quanto è creepy questa cosa. Guardate. Rumble in on. Guarda come si gira. È vero. Si gira in base a come ci muoviamo. Guardate. Ok, ragazzi. Adesso noi rimarremo misteriosamente bloccati in questo posto sus. Anche qui. È Rumble che fa crollare tutto? Non lo sapremo mai, incredibile. Però, come dire, una dose di ansia te la metto, tutto questo, eh. Molly era la mascotte delle bevande sus. Peccato che non possiamo interagire con le bevande. Ma tu guarda che peccato, eh. Eccolo qua, ragazzi, guardate. Questi sono dei quadri che raffigurano tutte le giostre. Abbiamo la giostra di Molly, che poi tra l'altro è rotta. Qui c'è uno spazio vuoto. Qui ci sono due possibilità. O c'era il teatro sus di Lyot, che è cascato. Oppure questa era la giostra di Salem, che è stata cancellata. Pure lì ne manca un'altra, quindi secondo me una è il Salem e un'altra è appunto il teatro sus di Lyot. Questo è il trenino di Rumble che faremo adesso, e questo è Finley, che sarà il protagonista del capitolo 2 incredibile, che abbiamo visto nel finale, che è un bel pesciolone grosso. Ma grosso grosso. Sì, innovation. Fantastico. Cioè lui dice, per provare a non farci andare nel panico del fatto che siamo rimasti in casa di qua, dice, ah, ti farò lo sconto sulle visite, perché non ti fai il giretto sulla mia giostra che è il Rumble ciuff ciuff. Allora, da qui in poi Molly cattiva ci comincerà a seguire, e ci sono addirittura due interazioni, di cui una è un jumpscare assurdo che io mi sono perso in blind, ragazzi, mi dispiace, perché se l'avessi beccato in blind sarebbe stato un jumpscare incredibile. Di Molly che ci segue anche quando facciamo il trenino ciuff ciuff. Vedi, ci dice che siamo un po' troppo grandi. Sai perché adoro le rotaie? Perché mi piacciono i treni. Va bene, ok, Rumble è molto sus.
E per quanto riguarda Molly, adesso ne parleremo, ragazzi. Però Molly e Sus, ragazzi, io continuo a non capire il fatto delle mascotte, come in Poppy Playtime. Non si sa se sono mascotte vive, sono state create in laboratorio, sono diventate di fatto animali feroci, forse per il potere di Salem, appunto, con questo veleno Sus. Una simpatica teoria che mi ha scritto un ragazzo su Instagram, link in descrizione, ragazzi, se mi volete scrivere le cose Sus, è che in realtà loro siano personaggi di un videogame, nello specifico dell'arcade, resi da digitali a fisici. Che da una parte è assurdo, però c'è la cosa dell'arcade che è molto Sus, quindi non lo so, potrebbe essere vera anche questa, ragazzi. Allora, da qui in poi, ragazzi, mi devo ricordare di far vedere Molly due volte, il quadro e la cosa di Salem, ragazzi, con calma. 3, 2, 1, vai! Eccoci qua, ragazzi, siamo sulla giostra di Rumble, qui ci sono un sacco di cose belle da vedere. Allora, vai! Welcome to Rambley's Railroad, I'm Conductor Rambley. Ecco il quadro, questo è il quadro di Lyot e Rumble che erano amici, prima cosa, ragazzi. Quindi in passato erano amici. Eccola, ragazzi, guardate quante cose. Guardate Molly. Questa è la Molly buona, guardate. Avete visto? È uscita da quella porticina là. Ragazzi, assurdo. E lui e Molly sono molto amici. Molto amici. E lei fa una battuta sul fatto che gli piace volare, ma si schianta molto spesso. Purtroppo la tua giostra è distrutta, cara. Ok, con calma, ragazzi. Adesso c'è il pesciolone. Eccolo, Finley. Quanto è bello, Finley. Lui c'ha una voce assurda. E dice che si conoscono da 100 anni. Ma com'è possibile questa cosa? Lui è un po' depresso, ragazzi. No. Oceanic Odyssey. Orello. Cioè, si sente solo, Porello, no? E dice che è chiusa la giostra, però, Porello. Sì, lui è terribilmente solo, Porello. Mi fa tenerezza il nostro amico Finley. Oh, eccoci arrivati. Dove vi volevo dire la parte di Salem. Allora, è una coincidenza Sus. Che guarda caso lui si interrompe e si cliccia qua. Perché in quest'area qua, secondo alcuni di voi, c'era la parte di Salem, perché come vedete il suo cartonato è distrutto. È tutto distrutto qua, quindi secondo me qui c'era una parte di, appunto, percorso dove tu avevi un'interazione Sus con Salem. Tra l'altro qui c'è del sangue, io non vorrei dire niente, però Sus, che è stata distrutta, ragazzi. Secondo me Salem ha a che fare con la distruzione di questo posto, ragazzi. E in qualche modo è stata distrutta. Vedete, ragazzi? Cartonato distrutto e tutto distrutto, quindi Sus, veramente. E come se non bastasse, ragazzi, ci sono altre cose creepy qua, come questa cosa qua. Un animatronic di Molly, che non so cosa dice, però, ragazzi. Dice un messaggio al contrario, ma non sono riuscito a trovare la traduzione, purtroppo. E qui ce n'è uno di Finley distrutto. Adesso, ragazzi, c'è una cosa divertente. C'è un mega jumpscare di Molly, che io mi sono completamente perso in Blind. E mi rode tantissimo. Eccola, guardate, apparirà qua dietro. Dovrebbe apparire qua dietro Molly. Eccola. Questo jumpscare, ragazzi, me lo sono perso in Blind. Che peccato, mi sarei preso un colpo, guarda. Qui si sente l'inizio della rivalità fra, appunto, Rumble e Lloyd. Perché, appunto, quando lo vedi dice Lloyd. E lui fa I'm the proudest, I'm the professional. E soprattutto dice io sono l'unica star di questo posto, ragazzi. Quindi Sus, veramente Sus. Vedi? Tutti i miei amici e Lloyd. E si vede in quella foto là Molly che ci sta seguendo, ragazzi. E lui non dice niente perché non la vede. Se fossero registrazioni attuali, lui dovrebbe vedere Molly. Invece o lo sa e non ce lo dice. Qui, come vedete, la mascotte ufficiale della Rumble, ragazzi, perché letteralmente ogni cosa ha l'immagine del procione. Quindi magliette, cappellini, figure, tutto quanto, ragazzi. Quindi GG per Rumble. E siamo arrivati nella piazza principale. Ok, andiamo a parlare con lui. Eccolo qua.
If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Se hai tutti i dubbi, possiamo parlare e ti dirò tutto quanto, ragazzi. La maschera rotta si trova nell'inseguimento con Molly. Questo qui si trova verso il finale. La capretta pure, il frutto invece non l'ho mai preso, ragazzi. Quello lo leggeremo sicuramente, ragazzi. Non mi metta a risentirli, a ritradurveli tutti, ragazzi, perché l'ho fatto in blind, ragazzi. L'ho trovato in tutti gli episodi, appunto, passati. Può essere pure che un recappone lo faccio alla fine, ragazzi, è quando troviamo il frutto, dai. Tanto per. Qui adesso è tutto chiuso e dobbiamo andare al teatro. Esatto. Oops. Looks like Jetstream Junction's being tuned up. Esatto. Check, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in. Vedi, e ci sblocca il livello arancione. Con questo possiamo andare al teatro Sus. Allora, ragazzi, qui c'è una cosa simpatica in quest'area del teatro che ho trovato io, questa cosa. Cioè, dovrebbe essere un pianoforte segreto che, a quanto pare, se cliccato, dovrebbe fare la suoneria che tanto adorava Lyod prima di fare gli spettacoli. Quindi, a quanto pare, lui sapeva suonare pure il pianoforte. Vedi, I'm the perfect performance, Lyod live. Secondo me sì, lui era la vecchia mascotte principale del parco e poi è diventata Rumble, ragazzi. Allora, lì c'è Lyod che si riposa. Tra l'altro, molto carino il fatto che lui si riposi nel luogo suo. Quindi, a quanto pare, lui è letteralmente Lyod. Come quella Molly è Molly. Sono stati avvelenati da Salem, come vi dicevo poco fa. La parte animale in loro ha preso il controllo. Quindi magari queste sono mascotte fatte per metà robotiche, tipo e metà animali, e con il veleno di Salem la parte animale esce fuori. Potrebbe anche essere questa una cosa simpatica, ragazzi, Ora lui scapperà via e ci proverà ad eliminare dietro il teatro Sus. Vedi, lui qua dice che non ci può aiutare e non dice niente sul leone, ragazzi, vedi? Quindi o lui, ripeto, ci nasconde il fatto che è consapevole che sono tutti impazziti, oppure sono registrazioni, ragazzi, non c'è niente da fare. Qui ci dovrebbe essere il pianoforte. Eccolo qua. Questo non l'ho mai fatto. Se lo clicco dovrebbe partire una musica Sus. Esatto, dovrebbe essere la musichetta di Lyod. Sarebbe stato carino se avessero pensato che se tu cliccavi questo sentivi tutta la musichetta, ti faceva un jumpscare da dietro, unico il leone. Sarebbe stata una cosa carina, però vabbè, magari non ci hanno pensato. Allora, andiamo. Adesso qui, ragazzi, è Sus, perché abbiamo sia il leone che Molly. Guarda, Molly da dietro e il leone Sus davanti, lo vedete? Lo vedete lì? Guardalo. Guardalo, eccolo. Fantastico, ragazzi, ste cose quando poi le scopri è bellissimo. Il sapere questa cosa è un po' come quando in capitolo 1 scopri che Agiwagi ti segue, no? Con le manine ti guarda. Aumenta l'atmosfera questi dettagli, Sus, ragazzi, fidatevi. Allora, adesso qui in realtà l'unica altre chicche sono questa scritta qua, che secondo alcuni sulla community dovrebbe essere la vecchia scritta del parco, che appunto si chiamava Indigo Park, ma con appunto le immagini di Lloyd. E come vedete, in questo teatro Sus ci sono tutti quanti gadget di Lloyd, peluche giganti, addirittura mi pare che c'è una statua dorata che assomiglia molto alla statua dorata di Rumble, però del leone. Quindi qui c'è stata proprio come se avessero preso tutta la roba di Lyod e l'avessero buttata qui dietro nel teatro, così nessuno sapeva che prima Lyod era la mascotte principale, perché adesso c'è solo Rumble, ragazzi. Eccola qua. Questa sembra proprio la statua versione di Lyod di quella che è stato Isaac, il creatore. Eccola qua. Quindi ci potrebbe stare, ecco qua il leone che ci attacca. Ciao Lyod, ti sei divertito a farmi jumpscare la prima volta, eh? Simpatico leone. Qui c'è una cosa di Finley, prendiamo le chiavi. Eccole qua. Ripeto, la luce è veramente inutile secondo me, non l'hanno pensato a implementarla bene la luce. Ora lui ci attaccherà alle spalle e qui succede una cosa che da una parte mi fa pensare che forse Rumble sa di queste mascotte che sono impazzite, cioè il fatto che magicamente questo affarino suonerà, farà un suono che spaventerà Lyod. L'avrà attivato il nostro adorato Rumble? Secondo me sì, per salvarci il culetto, perché altrimenti qua il leone ci sbranava. Quindi secondo me alla fine Rumble fa finta di non vederle queste creature, ma in realtà è consapevole di tutti i casini che stanno succedendo qua, ragazzi, fidatevi. Eccolo qua il jumpscare. Vedi?
ci avrebbe ammazzato. Questo affare suona e lui scappa via. Allora, adesso dobbiamo fare la cosa del frutto, che me la sono scordata alla grande. Poi, questa cosa me l'ha detta uno di voi, ma è stato così carino da non dirmi che cosa. Mi ha detto, guarda bene, nella zona dell'arcade, perché c'è un segreto di lore assurdo che ti sei perso. Quindi, frutto e segreto sus. Di Salem ne abbiamo parlato, vi ho parlato anche di cosa penso siano le mascotte sus. Il quadro l'abbiamo fatto. I jumpscare di Molly ve l'ho fatti vedere, il pianoforte sì, di Rumble e Lyod ve l'ho lastato che si gira sì, ok ragazzi, dobbiamo fare la parte dell'arcade e prendere il frutto ragazzi. Jetstream Junction, incredibile. Hey, esatto. Esatto, vai in alto che c'è l'attrazione di Molly. Tra l'altro peccato che non hanno messo un'animazione per bere qualche bevanda di Molly, sarebbe stato carino. Allora ragazzi, andiamo. Dobbiamo andare a prendere il peluche della pecorella. Qui c'è la statua di Molly, che tra l'altro era la preferita della mamma del protagonista. Sussa questa cosa. Oh no. Porello. Cioè vedi, lui non si rende conto allora che sono passati 8 anni, però allo stesso tempo se ne rende conto perché ci fa la battuta che siamo il primo cliente da 8 anni, quindi... Qui lui chiama un numero verde che non esiste più ormai. Fantastico. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? Esatto. It's not far from here. There's a great cooldown after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Vedi, Molly Landing Pad è il livello finale dove Molly ci inseguirà. Però questa parte dell'arcade lui non ci dice niente. La puoi perdere come cosa, capito che dico? Rivedendomi il video, il frutto te lo dà quando tu completi il livello. Io da bravo fagiano non l'ho preso. Io pensavo di averlo preso passandoci vicino, ma non ho premuto E, quindi non l'ho preso ragazzi. Ecco come mi sono perso l'ultimo collezionabile. Vabbè, fantastico. Tra l'altro ragazzi, il frutto letteralmente che ci manca da collezionare è letteralmente questo frutto qua, quindi eccoci qua. Tanto non so che succede se li raccolgo tutti, eh. Qui c'è lo scoiattolo. Che come vedete questi scoiattoli sono stati corrotti da Salem. Quindi ha senso che magari Salem veramente ha il potere di far diventare le mascotte cattive. Ma pure gli animali in realtà. Ora però io non so dov'è il segreto. Forse è qua? No, non è qua. Ragazzi, dovrò morire un paio di volte perché non so dov'è. Mi ha detto devi andare in basso, però non mi ha detto dove, quindi io devo provare a fare un po' di morti sus, ragazzi, fin quando non becco una parte che evidentemente mi fa andare giù. Allora, ci vediamo quando becco il punto dove sta questo segreto sus. A tra poco. Ragazzi, saranno minimo 10 minuti che sto provando a morire in ogni punto, ma non lo trovo, ragazzi. Non lo riesco a trovare questo segreto qua. Ma non trovo il punto, ragazzi, sono morto in ogni fessura. Cioè, devo andare su internet, ragazzi. Ok ragazzi, ho trovato finalmente un video che mi fa vedere dove sta, attenzione. Ma dai, è praticamente poco prima di dove cadevo io. Cioè ragazzi, è praticamente è dove stavano quei due scoiattolini con i cuoricini. Non il primo e il penultimo. Meno male che ho trovato quel video che mi dice dove sta. Però non ho visto che cos'è, ho visto solo dov'è. Allora, dobbiamo arrivare dai due scoiattolini con il cuoricino. Eccoli. Allora, non questo, quello prima. Ma io qui ci ho provato. Ok. Allora, io spero sia un segreto veramente sus, ragazzi. Ci ho perso un quarto d'ora qua, a cercare. Che ci sta qua? Sono curiosissimo, eh. Cosa? Ragazzi, mi sono cagato sotto. Ragazzi, vi giuro sul godo che è il jumpscare migliore che io abbia preso in tutte le serie horror che ho fatto fino adesso. Ragazzi, vi giuro, non me lo aspettavo. Cioè, il gioco ci ha fatto questo perché noi abbiamo visto qualcosa che non dovevamo vedere. Quella era Molly in gabbia. Quindi se la Molly vera è in gabbia, la Molly che affrontiamo con Salem perché la fa diventare cattiva, chi è? Non è la Molly vera. La Molly vera è in gabbia. Ragazzi, non ci rivado perché mi sono preso un infarto, ve lo dico sinceramente. Però l'avete visto, eh? Ok, adesso possiamo andare da
Molly cattiva. Ma dai, ma è un segreto assurdo, ragazzi, ma meno male che l'ho trovato. Miglior jumpscare riuscito dell'intero gioco. E ha pure senso, perché sei in un'area in cui non dovresti stare, quindi... Se quella è la Molly vera, questa chi cavolo è? È un'altra Molly, allora. Però sono identici gli sprite. Oppure hanno colori diversi. Non lo so, ragazzi, lo scoprirò in editing. Però mi sembrano proprio uguali. E qui c'è Salem. Oppure quella Molly è quella vera e questa è un'altra Molly, che Rumbly pensa sia quella vera. E forse il motivo per il quale il veleno ha effetto su questa Molly è perché non è la Molly vera? Quindi Rumbly conosce Salem e dice: ah, è colpa tua, vedi, sei cattiva. E Salem dice: prendi questo, e fa diventare Molly cattiva. Questo è il frutto! Oh, che non l'avevo preso! E che cavolo, ragazzi! Presi tutti i collezionabili, molto bene. Quel segreto di Molly è assurdo. Quindi è possibile che sono creature viventi prese da un videogioco rese immortali? Perché infatti vi ricordate che io quante battute ho fatto sul fatto che Molly perde troppo sangue? Come se fosse viva, veramente. Sus, veramente sus, ragazzi. Comunque il segreto è bellissimo. Mi sono divertito, ragazzi, a rifarmi questo episodio extra di Indigo Park, ragazzi. Spero vi siate divertiti, che abbiamo parlato pure di cose simpatiche. Ora godiamoci l'inseguimento di Molly, magari provandolo a fare al primo try, se ci riesco. Vai! Vai! Velocissimi! Cattivissimi! Se il nostro protagonista si ferma a metà percorso, ragazzi, è un problema, ve lo dico! E eccoci qua, vai! Dai! Che Molly conosce i percorsi sus, quindi ci fa i giochini, vai, 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 opla! Chissà che cosa ci sta urlando, non lo sapremo mai. Qui è dove morivo sempre, ragazzi, perché io facevo il salto al contrario, ma in realtà dovevo andare dritto per dritto. Eccole qua, morivo sempre, vedi? Opla, eccoci qua. Dai. Qui dobbiamo cadere. Eccoci qua. Prendiamo l'elmetto. Dai. Poi è bello lungo questo inseguimento, ragazzi, no? Sentila come ci insegue. Ci vuole mortissimi. Eccolo qua, il nostro adorato Rumbly che dice: ecco dove sei finito. Sì, sta folli, ragazzo mio, tu ti rendi conto della situazione, eh? Eccola. Ciao cara. Che poi mi chiedo, ragazzi, non è che l'ha uccisa lui? Perché ripeto, lui fa finta, ma secondo me si rende conto della situazione. Magari ci ha salvato lui di nuovo, come con il leone. A suo giro ha chiuso lui la porta in tempo. Vedi, lui dice quasi: io mi rendo conto che il parco è distrutto, ma mi devi dare la mano, vedi? Assurdo. Lo vedi? Prima non sono più venuti i clienti, poi lo staff è sparito e poi le mascotte sono, e non ci ha detto, impazzite, ma lui lo sa, vedi? Lui fa finta. Furbo. Oh, vedi, qua è triste perché gli mancano i bei tempi. E ci chiedi di aiutarlo a far tornare tutto quanto come prima. Esatto. Per forza. Mi è venuto un altro dubbio, ragazzi. A parte il fatto che qui, secondo me, Molly è super viva, perché tutto sto sangue, ragazzi, neanche in Poppy Playtime ce l'hanno le mascotte, quindi questa secondo me è super viva. Mi chiedo io, se questo è Rumbly AI, dov'è il Rumbly vero? Capito? Secondo me ci dovrebbe essere il Rumbly fisico, capito? Chissà dov'è. Esatto.
Kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambler's Rambler's registered. It's a registered trademark. Lui ci chiama registrato, non ci chiama per nome. Fantastico, perché non sa il nome nostro. Qui c'è una porta sus che non possiamo aprire perché non siamo di livello abbastanza alto. Qui dovrebbe essere un altro collezionabile del leone. Eccolo qua, quello super segreto. Vedi? Vedi? Qui puoi entrarci solo se sei di alto livello, magari un giorno crescerai e lo diventerai. Sus, se ci arriviamo, eh. Qui peccato che non ci sono delle chicche, magari qualche mascotte che ci insegue nuova, tipo Salem, sai, no? Non sappiamo neanche se Salem è viva, ragazzi, perché noi vediamo Salem nel videogioco, ma non sappiamo se Salem è viva, quindi sus. Ora, ultima cosa, devo stare attento a vedere la faccia di Finlay, che non l'ho vista bene, perché è super creepy, a quanto pare. Eccolo qua, ragazzi. Rambler Berry, quindi tipo frutto di Rambley. Questa cosa è uscita fuori dal cabinato arcade. Com'è possibile? Vedi la teoria che loro potrebbero essere uscito un videogioco? Non so neanche se è possibile mangiarlo. Clicchiamolo. Wow, where'd you get that? Rambleberries are my favorite! Oh, if only I could jump out of the screen and take a big bite. Don't eat it! Then I'll be able to one day! Allora, ci ha detto prima cosa dove l'hai trovata. Poi lui adora questo frutto, perché infatti nel gioco le mangia. Ha detto mi sarebbe piaciuto uscire dallo schermo per poterla mangiare. Poi ci ha detto non mangiarla, che magari un giorno la mangerò, sus. È l'oggetto più importante perché da una parte ti dà l'idea del fatto che ci sia appunto la teoria che loro vengano fuori da un videogioco. Molto figa questa cosa. Poi per il resto, ragazzi, tutti quanti li abbiamo letti e sentiti. Questo del retro Liot plush che ci fa sentire come Rambley si arrabbia del fatto che solo Liot ha questa figure rarissima, retro. Il cappellino che gli regalavano coi DVD. Questo, vabbè, il peluche classico di Rambley. Questo è il peluche di Lyod, che quando lo clicchiamo dice Lyod. Questo è di Finlay, che dice che c'è molto amico ma è tremendamente timido e solitario. Questo è Molly, che appunto gli vuole molto bene. Questo è Rambley dorato, che dice che secondo lui è assurdo fare lo stesso giocattolo di un altro colore ma venderà ugualmente. Questi sono i costumi sus con la registrazione delle persone che dicono che sono stanche di lavorare qui perché ci sono delle mascotte sus. Questa è la bevanda sus, questo è il frutto, l'abbiamo sentito. Questo è un giocattolo super creepy, che è appunto di un bambino che magari se l'è perso e non fa parte dei prodotti Indigo Park, ma secondo me questa è una battuta nei confronti di Poppy Playtime, perché infatti lui fa la battuta Playtime. E questa è una figure super costosa di Rambley che ci fa sentire lo spot in televisione, ragazzi. E tutto finisce, ragazzi, con noi che andiamo a Oceanic Odyssey. Qui, ragazzi, l'ultimo segreto è che devo vedere attentamente la faccia di Finlay, ragazzi, perché si vede quanto diavolo è creepy. Devo vederla bene. Eccolo. Guardalo quanto è creepy. Ok, ragazzi. E questo è tutto quanto il saluto che Rambley fa nei confronti del giocatore. Molto carino. Con questa musichetta, ragazzi, io spero che questo episodio extra di Indigo Park vi sia piaciuto. Sicuramente giocherò il capitolo 2. Sicuramente sul canale porterò altri videogiochi horror anche brevi. E per il resto, ragazzi, fatemi sapere voi se vi sono piaciuti questi segreti, se li conoscevate. Secondo me alcuni non li conoscevate, perché io ripeto, alcuni me li avete detti voi, alcuni li ho trovati. Il video, meno male che l'ho trovato, di dove era il segreto di Molly, che secondo me è assurdo. E per il resto, ragazzi, vi ringrazio ancora. Che God sia con voi. E ci vediamo in futuro su Indigo Park capitolo 2 e su tante altre serie horror incredibili, ragazzi. Che God sia con voi e ci vediamo presto.